Buon pomeriggio a tutti. Ebbene sì, sono passati penso 10 anni da quell'articolo, però è un testo a cui tengo molto perché racconta uno spaccato di vita della mia infanzia. E arrivando qui mi è venuto da sorridere perché sotto allo sporto, sotto la torre, abitava la nonna paterna, Isolina. E quando venivo a trovarla ero contenta, però le dicevo, e lo ripetevo anche a mia zia, sì, va bene, però tu non ce l'hai il vicinato. Il vicinato a cui facevo riferimento era quello di Sant'Angelo, dove stava la nonna materna. E quello era un vero e proprio cineceo, come quasi tutti i vicinati. Era formato da tutte queste signore, la gran parte non ci sono più. E la vita iniziava molto presto. Alle prime luci dell'alba c'era la signora, la padrona dello spiazzo, che era questo slargo, Wanda, che tutte le mattine provvedeva a pulire lo spiazzo in maniera anche piuttosto rumorosa, perché chiacchierava, magari bisticciava con Querino, il marito, e a un certo punto, siccome forse si sentiva sola, cominciava: la gammà, questa è fa, la gammà era mia nonna. E allora iniziava questo dialogo tra nonna Silvia e la gammà Wanda. Parlavano di tutto, di come si sentivano, delle medicine che gli aveva prescritto il dottore, del tempo, di quello che era successo in paese. Però attenzione, io andavo l'estate, quindi l'estate questo vicinato era più popolato, e infatti come per magia si aprivano le finestre che stavano al piano di sopra rispetto a casa di nonna, e là c'era la signora Lilia che era tornata dalla Francia e il figlio Gianni, uno a una finestra e uno all'altra, e i dialoghi continuavano. Poi magari scendeva qualcuno, dove vei, quel fa, le solite cose. A un certo punto però si era fatta una certa e le signore rientravano e ognuna provvedeva alle faccende di casa. Ma l'occhio e l'orecchio erano sempre tese a quello che accadeva fuori. E io mi ricordo tante volte, spesso, che magari nonna metteva a cuocere lo spezzatino, usciva fuori a chiacchierare e si cominciava a sentire quell'odorino di leggera cottura andata, di bruciato. Ok, si procedeva, arrivavi a pranzo, il pranzo era un momento privato, e dopo pranzo, l'ora del riposino, sembrava tutto molto silenzioso, ma in realtà, io questo l'ho scritto, ma è una vera sensazione, io avevo quest'idea che ognuna di loro stesse dietro alla finestra aspettando che la prima uscisse, come partiva una uscivano le altre. Allora Wanda stava lì, quindi scendeva e si sedeva, si portava il cuscino generalmente, nonna si portava la sedia, poi c'era Bruna che scendeva, bambina, ognuna aveva il suo posto, ognuna rivestiva un ruolo, era quasi un palcoscenico. E lo spiazzo, questo vicinato, era un luogo di confronto, di dialogo, di litigi. Quante volte hanno bisticciato perché quella prendeva la pensione più alta? Peggio, se passava, non so se ve lo ricordate, quel signore zio Domenico, che aveva un camioncino bianco e portava un'oliva tanto buona. E spesso c'era sta corsa ad andare a comprare st'oliva. Chi arrivava per primo si poteva scegliere quella migliore. Però era un vero e proprio microcosmo in cui accadeva di tutto. Era, in un certo senso, era anche un po' oppressiva questa cosa, perché tu non eri libero di fare quello che volevi, perché c'era sempre qualcuno che ti osservava, e se tu non andavi allo spiazzo ti dicevano: ma perché non esci? Vieni qua. Però era una sicurezza, una grande sicurezza. E poi, quando si faceva buio, si cominciava a fare buio, magari era arrivato il momento di tornare a casa, di cucinare, c'era sempre la frase pronunciata da Bruna D'Angelo, che diceva: la seduta è sciolta. E allora ognuna riprendeva la sedia,
il lavoretto, la lenticchia che aveva provveduto a pulire durante il pomeriggio, e ognuno tornava a casa, il sipario calava, pronti per un'altra giornata. Io ho vissuto questa realtà da bambina, e ho visto anche un po' il cambiamento, perché mano a mano le abitudini sono cominciate a cambiare, perché le signore, mia nonna e queste signore anziane stavano lì allo spiazzo, le figlie invece erano quelle che cominciavano a uscire il pomeriggio, quindi ad abbandonare lo spiazzo. Noi ragazzine all'inizio lo vivevamo con passione, poi è normale, siamo cominciate a migrare anche noi. È una realtà che non c'è più, o comunque c'è in una minima parte, una realtà che ci manca, perché anche se adesso noi abbiamo tutto, fondamentalmente non ci serve la vicina che ci presta il sale o che ci dice quello che è successo, perché il corriere arriva dovunque, abbiamo le informazioni che vogliamo, però era un modo di stare insieme, di vivere e di condividere. È un caro ricordo, e ecco perché continuo a dire: sì, era bello venire qua, ma il vicinato non ce l'avevano.